Questo programma vi è offerto da... Cicli Olimpia, bikes since 1893. Amici sportivi appassionati delle ruote grasse, bentrovati a questo nuovo appuntamento con MTB Gran Fondo. La cartolina di oggi ci porta in Veneto, sulle colline veronesi a Monteforte d'Alpone, per la 12ª edizione della Divinus Bike Clivus, marathon in mountain bike di 72 km per 2800 metri di dislivello. La zona ha una forte vocazione sportiva con i bellissimi sentieri per la pratica del ciclismo fuoristrada, ma anche per il podismo. Ricordo che qui si corre la Montefortiana, una gara podistica tra le più partecipate d'Italia. La cittadina di Monteforte, collocata a sud della Valle dell'Alpone, è il paese, pensate, a più alta densità viticola del Veneto. Qui nascono vini famosi in tutto il mondo come il Soave, il Reciotto ed il Durello. La cittadina di Monteforte d'Alpone deve probabilmente il suo nome alla funzione difensiva che aveva al tempo dei Romani, che la vollero a protezione della via Postumia che passava da queste parti. Diventato feudo dei conti San Bonifacio, Monteforte passò ai vescovi di Verona, ai quali rimase fino al 1705. A questo periodo risale il bel palazzo vescovile, vero gioiello architettonico di aspetto imponente e massiccio, con un elegante cortile e un bel chiostro rinascimentale con al centro un pozzo. Domenica mattina il centro di Monteforte d'Alpone è invaso dai tantissimi bikers. Pensate, sono oltre 1500 gli atleti iscritti alla Divinus Bike, che si corre su due percorsi: il percorso marathon, detto Marathon del Vulcano, di 72 km e 2800 metri di dislivello, che seguiremo con la nostra sintesi, e la Gran Fondo delle Ciliegie, di 36 km e 1200 metri di dislivello. Gli atleti, giunti da ogni parte d'Italia, si stanno schierando sulle griglie di partenza predisposte dall'organizzazione dell'Hellas Monteforte Ciclobike, coordinata da Andrea Beghini. Ci sono tutti i migliori rappresentanti della specialità marathon oggi. Tra le atlete in gara, la biker di casa Lorena Zocca, c'è anche Valentina Capponi, Chiara Mandelli e, reduce dalla vittoria di Capoliveri, Elena Gaddoni. Sarà sicuramente una gara molto dura, resa ancora più pesante dal fondo, dalle condizioni meteo che non sono state ottimali. Comunque siamo qua, facciamo il massimo, grazie. Tutto è pronto per la partenza, gli atleti sono pronti, pronto anche Diego Alfonso Arias Cuervo del reparto Sport Lee Coogan, con il compagno di squadra Adriano Caratide. Poi per la Villier Sat System Giacomo Antonello e Massimo De Bertolis. Leonardo Paez, colombiano della Hydrodrain Bianchi, con il compagno di squadra Tony Longo. Ma andiamo subito a sentire le impressioni dalla griglia di partenza. Marzio, oggi come vedi questa Divinus Bike Clivus? Ah,
oggi è un po' un'incognita, il percorso dovrebbe essere molto fangoso, per cui sarà molto più impegnativo, bisognerà avere anche un po' di fortuna, non incappare in tratti di fango dove attaccano la bici e ci impedirà di andare avanti. Comunque speriamo bene, speriamo che sia leggermente migliorato rispetto a ieri, altrimenti sarà molto più dura per tutti. Samuele Porro, campione italiano marathon, cosa ti aspetti per oggi? Niente, sarà una gara con dei grandi distacchi, sarà difficile, metteremo la frusta al mezzo meccanico. Noi siamo qui, siamo pronti, vogliamo far bene come sempre, niente, vediamo un attimo cosa ci riserverà la giornata. Yuri Ragnoli, dopo la bella vittoria di Capoliveri oggi di Venus Bike. Oggi la Divinus, niente, vengo da due secondi posti consecutivi qua a questa gara, nel 2012 e nel 2014, e sempre dietro a Leonardo Paez. Quindi sicuramente l'avversario numero uno sarà Leonardo oggi. E niente, oggi vedo un po' se ho recuperato dagli allenamenti duri di questa settimana e vedo un po' durante la gara che posizione posso ambire oggi. Con Yuri Ragnoli anche Igor Baretto e Paolo Colonna, ma ancora dalla linea di partenza. Daniele Mensi, un commento pre-gara oggi. Ma sono qua oggi per ben figurare, visto che c'è in giro la convocazione nazionale, e quindi vediamo di fare il meglio. Il parterre è alto, io sto bene, mi sto preparando in altura basso rolle, quindi vediamo di far bene. Presente tra il pubblico anche Hubert Paluber, CT della Nazionale, per tenere d'occhio gli atleti in vista degli appuntamenti mondiali. Alle ore 9.30 scatta lo start della Divinus Bike Clivus nel suo formato marathon, con un percorso di 72 km e 2.800 metri di dislivello. Si lascia il centro storico di Monteforte, primi chilometri su asfalto, poi sarà un susseguirsi di strade bianche e strade cementate tra i vigneti del Soave. Bella inquadratura dall'alto, con la lunga fila di atleti che si allontanano dal centro di Monteforte. La gara è valida come terza prova del circuito Marathon Tour della Federazione Ciclistica Italiana e anche come terza tappa del Challenge MTB Cup Zero Wind, che racchiude sei gran fondo tra Veneto e Trentino Alto Adige. Ricordiamo inoltre che su questo percorso l'anno prossimo si assegneranno le maglie tricolori della specialità marathon. Primissimi chilometri di gara, tutti i migliori in gruppo davanti: Diego Alfonso Arias Cuervo, Daniele Mensi, Tony Longo, Damiano Ferraro, Johannes Paluber. Stacco dalla telecamera dall'alto, spettacolari queste immagini. Sono tantissimi gli atleti iscritti alla Marathon del Vulcano, gara che prende il nome dall'anomalia geologica che vede un colle di origine vulcanica inserito in un contesto di rocce sedimentarie. Strada cementata tra i vigneti del Soave, Damiano Ferraro, Selle San Marco Trek, a tutto gas con dietro Leonardo Paez della Hydrodrain Bianchi colombiano, con il connazionale Diego Alfonso Arias Cuervo, reparto sport Lee Coogan, Johannes Paluber, Daniele Mensi, Yuri Ragnoli. Tratto in discesa ora, la telecamera fissa, intercetta la testa, sono in fila indiana. Al comando si è formato un gruppetto di 8 bikers, con Leonardo Paez davanti a tutti, dietro a Daniele Mensi, Diego Alfonso Arias Cuervo. Vediamo anche la maglia di campione italiano categoria M1 indossata da Ivan De Gasperi del team Todesco. Siamo al quinto chilometro di gara, si inizia da subito a fare sul serio. Ancora tra i vigneti la testa della corsa, Leonardo Paez forza il ritmo. Alle sue spalle Daniele Mensi, Diego Alfonso Arias Cuervo, e in quarta posizione un altro colombiano, Eddie Andreas Rendon Rios della KTM. Più staccati Yuri Ragnoli e il compagno di squadra Paolo Colonna, poi Ivan De Gasperi, Tony Longo e Hannes Paluber occupano rispettivamente l'ottava e la nona posizione. Ancora passaggi, abbiamo percorso 5 km del tracciato. Transita anche Marzio De O della Cicli Olimpia. Samuele Porro, Silmax X Bionic, campione italiano in carica. Con lui anche Damiano Ferraro, che dopo le vittorie alla
Prosecchissima e Garda Marathon oggi non appare nella forma migliore. La telecamera segue l'atleta trentino della Fassa Bike, Gabriele De Paul, pettorale 204. Nel gruppo alcuni atleti che indossano le maglie verdi di leader del circuito Marathon Tour, tra i quali intercettiamo il passaggio di Massimo Berlusconi, eccolo, del team Isolmant. Rimaniamo tra i vigneti del Soave Classico, torniamo in testa, al comando sono rimasti in tre, la telecamera lì intercetta quando siamo all'ottavo chilometro. Sono in terza posizione Diego Alfonso Arias Cuervo, reparto sport Likugan, Daniele Mensi della Scapin Sudal Pro Racing Team e davanti a tutti Leonardo Paez, colombiano della Hydrodrain Bianchi. Si guarda indietro Leonardo, tratto in falso piano, ne approfittano gli atleti per rifiatare e per assumere anche un po' di liquidi. La giornata non è caldissima, ma vista la lunga distanza da percorrere oggi, idratarsi adeguatamente è comunque consigliabile. Si prosegue verso località Fittà, fondo in asfalto, dove inizierà una dura salita di 5 km circa. Si ripropone la lotta al comando tra Leonardo Paez e Daniele Mensi, che abbiamo visto la scorsa settimana duellare alla Capoliveri Legend Cup all'Isola d'Elba, cedendo però entrambi sul finale. Vedremo se anche oggi sarà così. Intanto Diego Alfonso Arias Cuervo, reparto sport Likugan, si porta davanti a fare l'andatura. Torniamo indietro al quinto chilometro, gara femminile. Intercettiamo in prima posizione Elena Gaddoni, l'atleta romagnola della Scapin Sudal Pro Racing Team. Indossa la maglia rosa di leader del Marathon Tour. Nelle prime posizioni Francesca Bianconi, biker in libertà, e Lorena Zocca della SC Barbieri, che indossa la maglia di campionessa italiana di categoria. Ancora passaggi per le atlete. Questa è Luisa De Lorenzo Poz del team Este Bike. Ancora passaggi con Cristiana Tamburini, Selle San Marco Trek. E con la nostra telecamera ci portiamo dentro il gruppo dei bikers. Seguiamo la gara dei tantissimi amatori, per cui non sarà importante la posizione di classifica, ma finire la gara per i primi. Si prevede un tempo di percorrenza attorno alle 3 ore, per i meno preparati anche 7-8 ore di gara. Attenzione, torniamo in testa, Yuri Ragnoli si è portato al comando con dietro Leonardo Paez, l'atleta bresciano che nell'ultimo passaggio era quarto, guadagna due posizioni. Ad inseguire il duo di testa Hannes Paluber e Daniele Mensi, staccati di 38 secondi, non vediamo più Arias Cuervo. Passaggio per Marzio Deò, ora in quinta posizione. Il suo distacco dal duo di testa di 50 secondi. Inseguiamo Tony Longo e Ivan De Gasperi, rispettivamente in settima e sesta posizione. Ancora in testa, 18° chilometro di gara, Monte Mirabello, Leonardo Paez in discesa, ha staccato Yuri Ragnoli. L'atleta della Scott Racing Team insegue a circa 100 metri di distanza. Cerca di allungare Leonardo Paez, Hydrodrain Bianchi in questo tratto spinge sui pedali. Continua la cavalcata di Leonardo verso il vulcano. Sembra abbastanza tranquillo e fresco Leonardo Paez. Appena un po' di fango sulla bicicletta. Probabilmente i tratti più problematici devono ancora arrivare. Siamo in zona di rifornimento, agguanta la borraccia Yuri Ragnoli. Prende una barretta, mangia qualche cosa. L'atleta della Scott Racing Team segue l'atleta della Hydrodrain Bianchi con un ritardo di circa 20 secondi. Ragnoli sta trovando la forma migliore dopo un inizio stagione non brillantissimo. Ha già vinto la Marathon da Piazza a Piazza e la Capoliveri Legend Cup
sull'isola d'Elba. Insegue in terza posizione l'atleta della Scapin Sudal Pro Racing Team, Daniele Mensi. Fa segno alla telecamera che va tutto bene. Il suo ritardo da Leonardo Paez è di circa un minuto. Castel di Lasi sullo sfondo, siamo al 35esimo chilometro sul Monte Garzon, tratto in discesa. Attenzione, guadagna la seconda posizione Daniele Mensi, che ha raggiunto Leonardo Paez. Daniele Mensi ha qualcosa da dire alla moto che li precede. Terzo posto per Yuri Ragnoli, che ha sbagliato la traiettoria in un tratto fangoso impantanandosi e ora viaggia con 3 minuti e 30 secondi di ritardo. Marzio Leò della Cicli Olimpia al quarto posto, quinta posizione per Stefano Dal Grande con un ritardo di 4 minuti e 10 secondi dalla testa. Stefano Dal Grande è una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione. Sesto è il trentino Tony Longo della Hydrodrain Bianchi, che indossa la maglia di leader del circuito Marathon Tour. Settima posizione per Luca Ronchi, reparto sport Lee Coogan. Siamo a circa metà gara. I primi master sono Nicola Bennato del team Oliveto e con alle spalle Ivan De Gasperi del team tedesco. Loro viaggiano rispettivamente in ottava e nona posizione. Decimo posto per Diego Alfonso Arias Cuervo, probabilmente anche lui attardato dal tanto fango lungo il percorso. Di Venus Bike da Monteforte d'Alpone, provincia di Verona, posizioni oltre la decima. Martino Tronconi, Scapin Sudal, inseguito da Adriano Caratide, reparto sport Lee Coogan. Lezioni di tecnica di guida in mountain bike ce le dà Daniele Valente del team SMP-SG2. Si svolta a sinistra. Ancora posizione di rincalzo con gli atleti del FRM Factory Racing, Alessandro Gambino e Giovanni Chiaiese, che viaggiano in compagnia di Mattia Longa della Silmax X Bionic. Passaggio anche per il friulano Marco De Polo, Spezzotto Bike Team. Torniamo indietro al 32esimo chilometro per la gara femminile, tratto in discesa molto veloce su fondo cementato. Ed è Elena Gaddoni sempre in testa alla Divinus Bike Marathon del Vulcano, l'atleta romagnola. E in seconda posizione troviamo Chiara Mandelli, l'atleta del B-Cycle Team, viaggia staccata di quasi 5 minuti. Terzo posto per Lorena Zocca, l'atleta di casa del SC Barbieri. Dedichiamo qualche immagine agli amatori che approfittano del ristoro per rifocillarsi e per i tantissimi volontari oggi impegnati sui 72 chilometri del percorso marathon di questa Divinus Bike 12esima edizione da Monteforte d'Alpone in provincia di Verona. Poco più di 2 ore di gara, 44esimo chilometro, è da solo al comando Leonardo Paez, l'atleta della Hydrodrain Bianchi, allungato su Daniele Mensi. Eccolo Daniele Mensi in seconda posizione. Il suo ritardo è ora di 1 minuto e 27 secondi per l'atleta della Scapin Sudal Pro Racing Team. Terzo posto per Yuri Ragnoli, Scott Racing Team. Il suo ritardo da Leonardo Paez è di oltre 5 minuti e 30 secondi. La grinta di Tony Longo, che sta cercando di recuperare su Yuri Ragnoli. Quinto è Stefano Dal Grande, che sceglie la traiettoria tra gli ulivi. I distacchi sono ormai abissali. Sesto è Marzio Deò, Cicli Olimpia. 51esimo chilometro, siamo sul Monte Mirabello. Continua il forcing del colombiano Leonardo Paez della Hydrodrain Bianchi. Bellissimi paesaggi che offrono le colline veronesi. Leonardo Paez è inseguito dalla telecamera sulla moto.
Il colombiano ha già vinto la Marathon del Vulcano di Venus Bike Clivus per ben due volte. Ha vinto l'edizione del 2012 e quella dell'anno scorso nel 2014, mentre nel 2013 la gara, ricordo, è stata annullata per il nubifragio con relativi allagamenti che colpirono questa zona, specie quella di Monteforte d'Alpone, pochi giorni prima della gara. Intanto ci avviciniamo alla zona di rifornimento. Leonardo Paez prende la borraccia, si disseta. Sempre in seconda posizione Daniele Mensi, l'atleta della Scapin Sudal, spinge sui pedali per cercare di limitare il distacco, anche se Leonardo Paez appare veramente imprendibile. Siamo al 51esimo chilometro, mancano ancora 20 chilometri all'arrivo a Monteforte e ancora due salite che potrebbero ribaltare l'esito della gara. Si passa sul rilevamento cronometrico, cartello dei 51 chilometri. In terza posizione viaggia, staccato di oltre 5 minuti, Yuri Ragnoli, Scott Racing Team, che dopo un inizio di gara scoppiettante oggi è alla ricerca del secondo gradino del podio. Mettiamoci all'inseguimento con la telecamera sulla moto di Yuri Ragnoli in discesa. Si torna sull'asfalto, si rinizia a salire, mancano ancora due salite molto impegnative che sicuramente si faranno sentire sulle gambe degli atleti. Yuri Ragnoli sempre in terza posizione, pedala tra i ciliegi della Valle dell'Alpone. E con le nostre immagini, siamo con la telecamera dall'alto, andiamo alla ricerca della testa della corsa. È sempre il colombiano Leonardo Paez al comando. Siamo sulla penultima salita di giornata, uno strappo molto duro di 500 metri con fondo cementato e pendenza attorno al 20%. Leonardo Paez ha un grande margine di vantaggio, ma non si può mai dire. E spinge a tutta Daniele Mensi, l'atleta della Scapin Sudal, ancora in seconda posizione. Il suo ritardo da Leonardo Paez è di circa 1 minuto e 30 secondi. Attendiamo la terza posizione e spunta dai vigneti Yuri Ragnoli della Scott Racing Team al terzo posto. Spettacolari queste immagini che ci arrivano dal drone. Si spinge a tutta in salita. Qui in questo punto gli atleti hanno circa 2000 metri di dislivello sulle gambe e più di 50 chilometri di percorso fatto, ma le asperità non sono ancora finite perché ne manca ancora una e la gara può riservare ancora delle sorprese. Leonardo Paez intanto sempre al comando di questa 12esima edizione della Divinus Bike. Dopo il tratto in discesa, tra pochi chilometri si imboccherà l'ultima salita di giornata. Seconda posizione ancora per il bresciano della Scapin Sudal Pro Racing Team, Daniele Mensi. Per lui il ritardo è di 2 minuti e 45 secondi. Transitano gli atleti del percorso corto. Questo è Nicola Solimeno dello Spezzotto Bike Team in prima posizione, mentre al secondo posto è Daniel Tassetti del Team Todesco. Eccolo. Terza posizione del percorso marathon per Yuri Ragnoli. Il distacco da Leonardo Paez è di 5 minuti e 43 secondi. Quarto è Tony Longo, il trentino della Hydrodrain Bianchi. Viaggia con un ritardo dalla prima posizione di 6 minuti e 7 secondi. Ed eccolo Leonardo Paez che affronta l'ultima salita di giornata. Siamo a poco più di 5 chilometri dall'arrivo di Monteforte. Sente la vittoria vicina il colombiano.
Stacco dalla telecamera sulla moto, la salita è cementata, il fondo non crea nessun tipo di problema, la fatica però si fa sentire sulle gambe del colombiano, si alza sui pedali, spinge Leonardo Paez che sta per mettere il suo terzo sigillo su questa di Venus Bike dopo le vittorie del 2012 e quella dello scorso anno. Manca veramente poco, tratto in discesa ora, si avvicina l'arrivo di Monteforte d'Alpone. Ultimi chilometri, siamo a fianco del colombiano Leonardo Paez, classe 1982, olimpionico, dal 2005 corre con team italiani, è arrivato 28esimo alle Olimpiadi di Londra nel 2012, è campione nazionale in Colombia, ha vinto varie tappe dell'UCI Marathon Series nel 2014 e la Sella Ronda Iro. Intanto tutto è pronto a Monteforte per accogliere il vincitore ed è proprio il colombiano Leonardo Paez della Hydro Drain Bianchi a chiudere in prima posizione e vince la Divinus Bike Marathon del Vulcano con il tempo di 3 ore 20 minuti e 48 secondi. Con una media, pensate, di oltre 21 km orari. Al secondo posto si presenta Daniele Mensis, Capin Sudal Pro Racing Team, che non ha retto al forcing del colombiano. Ottima prestazione comunque per il bresciano oggi, che chiude in seconda posizione, staccato di 2 minuti e 41 da Leonardo Paez. Eccolo Daniele infangato. Arrivano nel frattempo anche gli atleti del percorso corto, a vincere è Daniel Tassetti del team Todesco. Al secondo posto arriva Nicola Solimeno dello Spezzotto Bike Team, ma torniamo al percorso marathon, a chiudere in terza posizione è Yuri Ragnoli, purtroppo sfortunato l'atleta della Scott Racing Team, che non ha potuto dire appieno la sua, rallentato per uno sbaglio di traiettoria per il tanto fango nella seconda parte di gara. L'atleta bresciano chiude con un distacco da Leonardo Paez di 4 minuti e 57 secondi. Al quarto posto arriva Tony Longo, Hydro Drain Bianchi, il suo distacco da Leonardo Paez è di 6 minuti e 41 secondi, eccolo il trentino, anche lui molto infangato, per lui anche i segni di una caduta. Attenzione, grande rimonta per il colombiano Diego Alfonso Arias Cuervo, reparto Sport Lee Coogan, che chiude la sua gara in quinta posizione, staccato di 7 minuti e 58 secondi. E chiude al sesto posto il sempreverde della Cicli Olimpia, Marzio Deò. Il suo distacco dalla testa è di 8 minuti. Eccolo Marzio assieme all'organizzatore Andrea Beghini. Settima posizione per l'atleta di casa della SD Basalti, Stefano Dal Grande. Anche per lui un'ottima prova oggi a Monteforte d'Alpone. Ottavo posto per Martino Tronconi, Scappin Sudal Pro Racing Team, che arriva anche primo nella categoria Under 23, seguito in nona posizione da Nicola Bennato del team Oliveto. Primo tra i master, chiude la top 10 di questa di Venus Bike, Luca Ronchi, reparto Sport Lee Coogan, quando siamo a oltre 15 minuti dal transito di Leonardo Paez. Andiamo subito a sentire le impressioni dei protagonisti di giornata. Yuri Ragnoli, dopo la vittoria di Capoliveri, comunque un bel terzo posto oggi qui a Monteforte d'Alpone. Ci vuoi raccontare un po' la cronaca di gara, com'è andata? Sì, allora, partenza, siamo partiti abbastanza forte, si è formato un primo gruppetto di tre davanti con Paez, Mensi e Arias Cuervo, mentre dietro eravamo io e il mio compagno di squadra Paolo Colonna a inseguire, poi è cominciato il fango, è cominciata la gara vera e anche i primi problemi, tanti hanno avuto problemi col fango, anche io stesso,
I primi passaggi nel fango li ho superati bene, tanto è che sono rientrato sui primi, su Paez e Mensi, mentre Arias Cuervo e il mio compagno Colonna hanno avuto più problemi già all'inizio. E poi siamo rimasti quindi in tre, io, Mensi e Paez, e purtroppo ho sbagliato un passaggio, diciamo che c'era un passaggio dove più che fango erano sabbie mobili e io ho provato a farlo in bici e sono entrato, mi sono impuntato in bici e mi sono capottato. E nel tirar fuori la bici quasi non riuscivo neanche a tirarsi fuori, ho lasciato lì anche la scarpa addirittura nel fango e lì ho perso penso più di 2 minuti a tirar fuori tutto il fango che ho sbagliato in quel passaggio lì, perché è stato un errore non scendere prima, e lì se ne sono andati via Mensi e Paez, lì sono rimasto da solo terzo. Poi niente, vedevo lungo il rimonta da dietro e ho detto, le gambe non giravano benissimo come domenica scorsa devo dire, però sono riuscito comunque a difendere il terzo e vedo un bicchiere e mezzo pieno comunque. Visto che l'anno prossimo è campionato italiano marathon questo percorso e devo dire che si addice come campionato italiano perché comunque è duro, sono più di 2800 metri di dislivello in 72 km, diciamo che per avviarlo qua a Monteforte d'Alpone, meglio di così forse è molto difficile. Hanno inserito comunque dei single track nuovi, delle salite nuove rispetto agli scorsi anni, sono impegnati molto gli organizzatori. E niente, quindi penso che sia all'altezza, magari come tempo di gara non verrà sopra le 3 ore in caso di asciutto, però comunque i corridori si adatteranno a quello che sarà questo campionato italiano. Daniele Mensi, un ottimo secondo posto oggi qui alla Divinus Bike, una gara sempre alla rincorsa di un Paez velocissimo. Sì, oggi Paez ha fatto gara a sé, ho avuto qualche problema nella prima parte dovuto al fango, sono riuscito a rientrargli al GPM, sapevo di star bene quindi potevo fare la corsa, poi dopo al 45esimo chilometro sulla salita quella più lunga Paez ha fatto un cambio ritmo, ha forzato e gli ho preferito non seguirlo perché ho visto che oggi la condizione era buona ma non era da poter stare con lui perché chiaramente aveva un altro passo, così ho cercato di fare la mia gara e di salvare il salvabile, diciamo così. Comunque no, sono contento in vista di comunque degli appuntamenti importanti che ora arrivano. Adesso il 27 giugno ci sarà il mondiale, quindi comunque la mia preparazione è basata su quella. Oggi sono sceso qua alla Divinus giusto per circuito perché era della federazione, era del Marathon Tour, però sono 2 settimane che sono su al Passo Rolle, appunto sto preparando e stasera torno su e starò su ancora 2 settimane, quindi cerchiamo di essere più competitivi più avanti. È una forma che sta arrivando comunque. Sì, guarda, ti dico che la forma c'è sempre, io mi sento sempre meglio, la mia condizione fisica anche. Dopo i problemi di inizio stagione, adesso ricominciare a pedalare così e comunque togliersi queste soddisfazioni vuol dire tanto, mi dà morale anche per, come ho detto, tra un mesetto. Leonardo Paez, non c'è due senza tre, la Divinus Bike 2015 è ancora tua. Ciao, grazie, sì, quest'anno anche sì, la terza vittoria è andata bene, benissimo, troppo bene, sono contento. Si vede che la condizione migliora dopo un inizio di stagione un po' sfortunato, ma dai, sono contento, adesso arrivano appuntamenti importanti e speriamo di fare bene. Sì, ho provato, ho detto a volte meglio essere davanti, così uno gestisce un po' meglio la gara. E mi sentivo bene, allora ho fatto il mio ritmo e dopo anch'io ho fatto un po' di fatica perché era un percorso troppo duro e fango, si attaccava sulla bici, un po' dei problemi, ma dai, dopo alla fine per me è stata la vittoria. Siamo al podio maschile con al terzo posto Yuri Ragnoli della Scott Racing Team, al secondo Daniele Mensi della Scapin Sudal Pro Racing Team e il vincitore di oggi il colombiano Leonardo Paez della Hydro Drain Bianchi. Si stappa lo spumante e si festeggia la Divinus Bike Marathon del Vulcano. Ma portiamoci ancora per qualche istante lungo il percorso, siamo agli ultimi chilometri della Marathon del Vulcano, attendiamo la gara femminile ed è ancora Elena Gaddoni della Scapin Sudal Pro Racing Team al comando
Ultimo chilometro per Elena Gaddoni, classe 1980 di Lugo di Romagna, con la maglia di leader del Marathon Tour, circuito che ha vinto lo scorso anno, seconda classificata in Coppa del Mondo Marathon nel 2013 e tre volte campionessa italiana. Elena Gaddoni, dopo la vittoria di domenica scorsa alla Capoliveri Legend Cup, si appresta a vincere anche la Divinus Bike Marathon del Vulcano. Rettilineo d'arrivo, alza le braccia al cielo, Elena Gaddoni scappin su dal Pro Racing Team e va a vincere la Divinus Bike Clivus in 4 ore 43 minuti e 48 secondi. Ma sentiamo subito le sue impressioni a caldo. Beh, oggi è stata veramente dura perché l'avversario più grande era il percorso, il fango. Ho avuto dei problemi, ovviamente penso tutti un po', tra bici appesantita dal fango, catena che saltava, mi sono fermata, sono anche scivolata dopo, insomma è stata veramente dura. Sono contenta di essere riuscita a vincere, dai. Dopo la vittoria di Capoliveri la forma è arrivata? Sì, a Capoliveri c'era la polvere, qua arrivo col fango e vuol dire che comunque in tutte le condizioni riusciamo a fare abbastanza bene. Un bel momento anche per il team, primo gradino del podio per te e secondo per Daniele Mensi. Beh sì, ho saputo che Daniele è arrivato secondo, che ha fatto veramente una bella gara. E ho piacere che insomma adesso stia pedalando bene, se lo merita, anche in vista dei mondiali che si addicono molto a lui. E taglia il traguardo in seconda posizione la veneta Lorena Zocca dell'SC Barbieri, che chiude la sua gara in 2 ore 47 minuti e 16 secondi. Terza posizione per Chiara Mandelli del team Bicycle. Non ci speravo e non pensavo neanche di essere terza, è stata una gara di sopravvivenza e quindi ho detto l'importante è arrivare sani e salvi, senza rotture e senza farsi male. Niente, una gara bella, molto bella, mi piacciono le distanze lunghe, impegnativa, per cui un sale e scende continuo e niente, ho tenuto il secondo posto, almeno a quanto mi dicevano, fino al 50° chilometro, poi Lorena è arrivata e l'ultima salita effettivamente l'ho patita parecchio, però tutto bene, sono contentissima. Lorena Zocca, un ottimo secondo posto oggi qui a Monteforte, tra l'altro gara di casa. Sì, io sono veronese e qua praticamente corro in casa, anche se un po' fuori zona perché abito dalla parte del lago. È un percorso duro, ancora più duro per il fondo. C'è stato un grosso problema intorno al 10° chilometro, dove un po' tutti abbiamo avuto problemi con il fango. Ho preso una traiettoria sbagliata e la bici si è riempita di fango, ho rischiato la rottura e sono stata ferma tanto. Non sapevo in che posizione era, appunto perché ho fatto questa sosta lunghissima. Quando sono ripartita ho dato tutto e ho recuperato posizioni. Penso di essere stata intorno alla decima, molto indietro. E all'arrivo ho avuto la sorpresa, bella sorpresa di essere seconda, quindi soddisfatta, dai. Podio femminile con al terzo posto Chiara Mandelli, al secondo Lorena Zocca e la vincitrice di oggi Elena Gaddoni della Scapin Sudal Pro Racing Team. A premiare il commissario tecnico Uber Paluber. E da Monteforte è tutto, la Divinus Bike Clivus vi dà appuntamento al prossimo anno per il campionato italiano Marathon. Este. Nobile città, ai piedi dei Colli Euganei siamo nel cuore del Veneto, centro nell'antichità della civiltà paleoveneta e più avanti municipio romano. Diede il nome alla nobile casata degli Este che segnò con la propria impronta l'epoca rinascimentale italiana ed europea. Da qui parte a Testina Superbike, la Gran Fondo che in 7 anni è diventata un punto di riferimento per il mondo delle ruote grasse.
Oggi andiamo a scoprire con Elena Gaddoni e Daniele Mensi del Scapin Sudal Pro Racing Team l'edizione 2015 di Atestina Superbike in calendario il prossimo 14 giugno. Partenza dal cuore della città di Este. Dopo aver lasciato Piazza Maggiore, si costeggiano le belle mura del castello per dirigersi verso la prima salita, verso l'abitato di Calaone. Sono 6 chilometri che faranno la prima selezione. Ci si tuffa in discesa su un divertente single track per poi affrontare la salita del Sasso Nero e discesa ancora verso Val Sanzibio, in comune di Galzignano Terme. Lì sarà allestito il traguardo volante. Queste sono le immagini della scorsa edizione di Atestina Superbike. Si transita davanti allo scenografico portale di Diana, che era l'entrata per via d'acqua alla tenuta della nobile famiglia veneziana dei Barbarigo. Terza salita del percorso, la mitica Sette Guadi, siamo circa al 24esimo chilometro, una salita regolare, pedalabile, ma molto importante perché appena tra pochissimo qui c'è il mitico Dente del Diavolo, bisogna prenderlo nelle prime posizioni. Daniele, andiamo verso il Dente del Diavolo. Siamo al 25esimo chilometro, abbiamo appena potuto vedere lo strappo, il Dente del Diavolo. È uno dei punti caratteristici della corsa, dove sicuramente qua si vedrà chi ha le carte per giocarsi la corsa, perché questo strappo, è, anche se è corto, è veramente duro e quindi qui si deciderà già una buona parte di gara. Adesso andiamo in direzione Monte Fasolo, andiamo a vedere cosa ci aspetta questo affascinante percorso. Si costeggiano i vigneti del Monte Fasolo e ci si tuffa nella bella discesa di via Dea Santa, che porta a Valle San Giorgio. Siamo al 32esimo chilometro. Eccoci, siamo arrivati ai piedi del muro al 35esimo chilometro, questo strappo di 800 metri al 27%. Qui, dopo il Dente del Diavolo, è qua dove veramente si deciderà la corsa. Speriamo che il tempo il giorno della gara ci grazia, visto che oggi non ci ha graziato e via così. Adesso andiamo su e vediamo cosa ci aspetta.
Siamo arrivati in cima al muro, è uno strappo veramente di 800 metri, veramente, veramente duro. E qui metterà a dura prova tutti i biker. Inoltre qui, proprio qui quando inizia il tratto sterrato e finisce il cementato, ci sarà il traguardo volante. E quindi in bocca al lupo a tutti. E dopo il terribile muro, una bella discesa tecnica che metterà alla prova le vostre abilità di guida, ci si dirige verso la parte finale del tracciato. Si percorre un bel sentiero sul Monte Cero, si prosegue verso la parte più bassa dell'abitato di Calaone e via verso l'arrivo di Este. Gli ultimi 2 chilometri sono parte del sentiero letterario dei Colliuganei. Da queste parti sono passati e hanno lasciato il segno i trovatori provenzali nel Medioevo e i poeti inglesi Byron e Shelley. Sarà un vero spettacolo attraversare le mura medievali, entrare nel castello per poi dirigersi, uscendo dalle mura, nel cuore della città, accolti dalla folla. Rettilineo d'arrivo della Testina Superbike, abbiamo provato il percorso, abbiamo trovato la pioggia, ma adesso sta uscendo il sole. Veramente un percorso molto, molto bello, molto divertente. I biker apprezzeranno sicuramente questi posti. Daniele? Sì, Elena, come hai detto te, questo percorso è molto impegnativo, allo stesso tempo divertente, metterà a dura prova tutte le caratteristiche di tutti i biker e quindi sicuramente dovranno arrivare qua preparati per affrontare questi 43 km con questi 1500 metri di dislivello indicativamente. Noi con tutto il nostro team Scapin Sudal ci saremo qua il 14 giugno alla Testina Superbike a Este. Non mancate, vi aspettiamo. E per questa settimana è tutto, un saluto da Carlo Rosa, MTB Granfondo torna la prossima settimana. Questo programma vi è stato offerto da Cicli Olimpia, Bikes Since 1893.